Allora, eccoci in diretta dal Pala Torino per seguire questa partita tra la nazionale italiana Crazy for Football e la nazionale italiana Tori. Allora, inizia ora la partita con il possesso da parte del Crazy for Football. Ancora in profondità verso Fabrizio Nebola, il tiro che termina fuori da parte del numero 11. Avanza ancora Papadia, ottimo il dribbling a tu per tu con il portiere, supera anche il numero 91, mette dentro il primo gol della partita, la rete da parte di Papadia, bellissimo gol per il numero 14, ma riparte ancora Crazy for Football con il sinistro potente da parte di Papadia, non riesce ad arrivare sulla sfera Danilo Curi. Allora mette a segno la doppietta personale, Papadia porta sul 2-0 la nazionale italiana Crazy for Football. Mentre iniziano adesso gli ultimi 10 minuti di questo primo tempo con Crazy for Football in attacco, il gol ancora da parte di Papadia, la tripletta personale scatenato quest'oggi Simone Papadia. Porta sul 3-0 Crazy for Football. Ancora Papadia. Avanti ancora per Battistella. Allora arriva anche il quarto gol per Simone Papadia. Quest'oggi vuole segnare solamente lui, ha scatenato. Ancora Papadia, finora MVP della gara. Ora ancora Acerbi, ha spazio Rocca davanti a sé, prova il tocco, cercato di sorprendere Giovannetti, però è uscito bene e ha chiuso lo specchio a Rocca. Allora calcio d'angolo che però viene neutralizzato. Allora esce ancora Papadia, tocco per Battistella, il numero 11 mette a sedere Martini e sigla la rete del 5-0. Allora si aggiunge al tabellino il nome di Battistella. Il tocco di mano da parte di Ballotta che viene visualizzato dall'arbitro, poi non chiede la distanza a Nevoli e tira direttamente la sfera in rete. Allora è regolare il gol siglato dalla nazionale italiana Tori, calcio di punizione per nazionale Crazy for Football con Pier Gentili che torna da Ballotta, poi il numero 5 Andreani, il triangolo che si chiude con il numero 16 e poi la mette dentro Andreani. Allora trova il gol del 6-1 il numero 5 dopo lo scambio con Lo Bianco suo l'assist. Ora avanza ancora Pier Gentili, il destro incrociato che fulmina il portiere, una conclusione meravigliosa da parte di Pier Gentili che trova l'angolino basso alla destra di Curi. Allora sigla il gol del 7-1. Si impossessa della sfera Aiello, prova l'intervento il numero 14 Simone Papadia, quest'oggi autore del poker iniziale. Poi ancora in profondità il suggerimento di Giuliani per Gil Rocca che trova il gol del 2-7, è andato a segno Gil Rocca, l'assist da parte di Giuliani. Poi lo scavetto di Giuliani per Aiello che prova a far ritornare il pallone dal numero 10 con il tacco, ma poi ripartire ancora il numero 14, la conclusione ad incrociare, ancora il numero 14 sulla sfera, vede al centro Battistella, spiazza Curi, allora arriva la doppietta per Battistella, sigla il gol dell'8-2. Il possesso è ancora della nazionale Crazy for Football, allora arriva la conclusione da fuori area da parte di Battistella.
pallone che si insacca all'angolino, tripletta per il numero 11 Battistella, parziale che si aggiorna, ora siamo 9-2 per Crazy for Football. Porta ancora in avanti il numero 11 sulla sinistra, accompagna Papadia, il pallone per lui, a tu per tu con il portiere e poi il gioco in acrobazia da parte di Papadia, l'intervento forse con un braccio che salva il gol del 10-2. Ancora traffico nei pressi dell'area di rigore, allora lo scarico quasi obbligato verso Acerbi e poi ancora delle foglie che spara al lato, la conclusione con il mancino. La lunga rincorsa di Fabrizio Nevola, fischia l'arbitro, parte il numero 11, Vitali riesce a bloccare la sfera sul tentativo dal dischetto da parte di Nevola. In profondità c'è Manzini, sulla destra poi il numero 8 Maoddi riesce a siglare il gol del 10-2, trova la doppia cifra la nazionale Crazy for Football. Finisce qui, vince la nazionale italiana Crazy for Football 10-2 sulla nazionale italiana Tori.